Ciao a tutti, oggi siamo qui con una persona speciale. Vuoi raccontarci chi sei? Ciao Patrizia, ciao a tutti. Io sono Silvana Nocioni, sono una persona che ha lavorato per molti anni in una grande azienda. Dopo una laurea in scienze politiche sono entrata appunto a lavorare in un grande gruppo industriale italiano e ho lavorato per tanti tanti anni nell'ambito del personale. Sono stata manager occupandomi in particolare di formazione e da un anno a questa parte ho cambiato la mia vita. Penso che tu abbia incuriosito un po' le persone che ci seguiranno. Noi abbiamo fatto un percorso insieme, un percorso bello intensivo, e ti chiedo come stavi prima di iniziare questo cammino? Allora, ho cercato intenzionalmente un cammino particolare perché non vivevo bene. Da una parte il mio lavoro mi consentiva di vivere in maniera agiata, sotto alcuni punti di vista, ma internamente non ero per nulla soddisfatta. Mi sentivo imbrigliata, mi sentivo che non stavo vivendo una vita autentica, la vita che veniva da diverso tempo fuori, che non era più quella che avevo scelto. Non ero più una versione autentica, ero una persona insoddisfatta, molto triste e non era come se non vedessi una luce alla fine di queste giornate lavorative. Ero diventata un po' un'automa, quindi andavo a lavorare per un grande senso di responsabilità e di etica professionale, ma non ero soddisfatta. E quindi ero alla ricerca di qualcosa che nutrisse la mia anima. Durante e dopo il lavoro che abbiamo fatto insieme, quali sono i risultati che hai ottenuto? I risultati sono stati piuttosto evidenti dopo aver iniziato il percorso, perché grazie a te, Patrizia, grazie al gruppo, sono stata in grado di avere un contatto maggiore con la mia interiorità, di mettermi in contatto con me stessa e quindi finalmente riuscire ad ascoltarmi, riuscire ad avere una visione più chiara di quello che volevo essere, perché sicuramente dentro di me c'era già questa fiamma che ardeva, semplicemente si era un pochino spenta, non riuscivo a riconoscerla. E quindi grazie ai lavori fatti insieme, alla motivazione che sei riuscita a darmi, ma anche proprio alla concretezza delle azioni fatte insieme, perché ci hai fatto fare molte azioni concrete, ho visto che era possibile per me trovare un altro modo di vivere, che mi desse molte più soddisfazioni, perché? Perché ero in grado di essere me stessa, cosa che non riuscivo più a fare prima. Io mi identificavo molto con il mio lavoro, diciamo che la vecchia versione di Silvana, perché mi piace pensare che fosse una vecchia versione, si identificava con il lavoro. In realtà la nostra vita personale non può essere identificata con un lavoro. Noi siamo persone libere che nascono libere, poi durante il nostro cammino a volte questa libertà può essere un pochino offuscata o persa. Me la sono voluta riprendere a piene mani. E con questo lavoro ci sono riuscita. A livello della tua vita, no? Proprio quali sono i cambiamenti anche effettivi che sono avvenuti? Poi tu ne hai uno bello grande e importante, e già sorridi e ti vedo Sì. bella brillante. Hai parlato del passato e come se fossi diventata un po' più grigia, adesso appena pensi a tutti i tuoi cambiamenti ti illumini. Raccontaci un po' Sì. È così. di questi cambiamenti. È così, in effetti io nel corso del 2020 ho fatto tanti tanti cambiamenti. Prima di tutto ho scelto consapevolmente, sono stata fortunata ad avere l'opportunità di poter lavorare con te, quindi questo è già stato il primo cambiamento, cioè il saper mettermi in gioco, perché poi diciamocelo francamente, il lavoro è stato tanto sfidante, quindi non è stata una passeggiata, sicuramente no. Per cui già quello è stato per me fonte di soddisfazione, sapere che nonostante i tanti lavori fatti insieme ce l'ho fatta. E poi proprio grazie a questo lavoro, come dicevo prima, di riconoscermi, di andare nel profondo di me stessa, a cavallo dell'estate scorsa, più o meno. Sono riuscita anche con il tuo aiuto a prendere una delle più grandi decisioni della mia vita. Dopo 25 anni ho lasciato il mio lavoro in azienda e quindi questa è una cosa molto molto concreta perché la mia vita è cambiata tantissimo. Non dico neanche tanto, ma tantissimo. Ho fatto proprio un cambio totale. Il mio lavoro mi assorbiva tante ore.
Devo dire che c'è stato già, per quanto mi riguarda, un cambiamento grosso, purtroppo con l'evento che c'è stato nel 2020 con lo smart working, mi ha fatto vedere un altro modo di vivere e questo è stato già uno scatto in più. In più il lavoro fatto insieme ha contribuito a rendere questa cosa ancora più evidente, ad assumere proprio la responsabilità di scegliere per me e di scegliere per il meglio, perché volevo davvero essere la migliore versione di me stessa e sentivo che proseguendo su quella strada avrei avuto molti agi, perché sicuramente ne avevo tanti, ma stavo perdendo me stessa, che invece è il bene più importante. Quindi sono molto felice di questa scelta. Cosa significano i risultati che hai ottenuto per te? Significano tanto. Se le devo esprimere con delle etichette, ti parlo di fiducia, di coraggio, di libertà. Ci tengo molto a questa parola libertà perché per me è il primo valore nella vita. Lo è per me e lo è per le persone che mi sono intorno, perché rispetto moltissimo la libertà delle persone. E quando per me non c'è più la libertà di agire, è segno che qualcosa non va e bisogna cambiare. Ed è per quello che mi sono permessa di fare questo. Coraggio perché per essere veramente se stessi a volte bisogna fare un salto. Anche un salto senza sapere bene che cosa succederà dopo. Però se uno si affida, io mi sono molto affidata sia a te sia al percorso che ho fatto e anche diciamo alla fonte, è stato proprio un affidarsi ma con veramente con fiducia e coraggio. Quindi anche adesso che ne parlo sono molto fiera di quello che ho fatto perché mi porta benefici poi nella vita di tutti i giorni. Ogni giorno scelgo di vivere come voglio, cosa che prima non potevo fare. Prima diciamo che ero guidata. Ero guidata, ma non ero io che guidavo più il mio veicolo. Adesso sono io che ogni giorno scelgo e cambio la strada a seconda di quello che sento che va bene per me. E quindi sono in grado anche di sperimentare nuove vie. E questo per me è un grandissimo risultato. Assolutamente. Ti chiedo una cosa che magari può aiutare le persone a chiarire ancora ulteriormente quello che stai dicendo. Com'era una tua giornata tipo prima e com'è adesso una tua giornata tipo? Quindi. Allora, parliamo prima dello smart working, perché poi quella è stata la mia vita per tanti tanti anni. Con lo smart working è tutto migliorato. La mia vita era sveglia alle 6:30, alle 7:30 uscire di casa, più o meno un'ora per arrivare in ufficio, un'ora di macchina, perché vivo in una città grande come Roma, quindi si possono immaginare le distanze. La sera in ufficio fino 18:30, 19 quando andava bene, per cui io tornavo a casa solo per cena e la sera poi non riuscivo a fare niente durante la settimana perché ero stanchissima, perché le mie energie erano completamente drenate. Soprattutto negli ultimi anni facevo un lavoro sì che mi piaceva perché ho lavorato sempre, sempre nell'ambito del personale, la formazione in particolare era proprio il mio settore. Però c'erano tante cose che mi trovavo a fare controvoglia e quindi le mie energie erano drenate, mi sentivo completamente scarica. Per cui non vivevo neanche la mia casa. Tante volte dicevo alle persone che frequentavo che mi sembrava di stare in un bed and breakfast, colazione e dormire. Quindi era come un pilota automatico. Mi ricordo, ci ho pensato spesso in questi giorni, mi ricordo spesso che aspettavo solo il weekend e le vacanze estive. E non è una vita, secondo me, che può essere condotta in questo modo. Penso che ci possiamo permettere qualcosa di meglio, sicuramente. E adesso invece. E adesso invece mi dedico a quello che mi piace. Sto costruendo la mia nuova attività, quindi sto continuando a studiare quando serve, ma fare azioni pratiche, che è lavorare anche sui social, su Facebook, su Instagram, vedere anche di costruire dei percorsi che possono essere dei brevi corsi, delle meditazioni. E quindi sto costruendo piano piano questa mia nuova attività, creando anche le connessioni, sentendo più spesso le persone con cui sono in contatto. Quindi davvero è
È questa la mia nuova vita, cioè ogni giorno scelgo di fare questo. E se vedo che c'è qualcosa che non funziona, sono in grado più o meno subito di deviare il percorso, riconducendolo a quello che voglio fare. E al mattino quando ti svegli, com'è l'energia rispetto a prima? Come ti svegli? Allora, prima di tutto, scusa Patrizia, ti voglio dire una cosa, è la qualità del dormire, la qualità del dormire. Io dormivo male. Molto spesso mi svegliavo la notte perché avevo dei pensieri legati al lavoro, proprio legati a questa insoddisfazione, o perché succedevano delle cose che non mi andavano più bene, a livello anche proprio personale o di fatti lavorativi, o perché ero preoccupata, o per il discorso che facevo prima, che non vedevo la luce alla fine del tunnel e quindi mi sentivo ingabbiata. Per cui nell'ultimo anno e mezzo ho vissuto questa cosa abbastanza male. Ero sempre stanca e sempre giù, devo dire la verità. Quindi adesso dormo molto bene. Molte mattine mi sorprendo perché mi sveglio proprio con il sorriso sul volto, canticchio, insomma è un'altra qualità. E devo dire che i primi mesi di questo cambiamento di vita ho fatto quasi ca fatica a capire che mondo diverso ci fosse rispetto alla vita che conducevo prima. E qual è l'effetto adesso? È come se si fosse chiuso un grandissimo portone, ma quella vita io non l'avessi quasi condotta. Non perché io mi sono dimenticata, me la ricordo bene, ma è talmente lontana dal mio modo di essere ora, che è come se questi 25 anni si fossero dissolti nel giro di pochissimo tempo. Mi hanno portato a fare dei cambiamenti importanti, anche la base dell'attività che sto facendo ora, comunque la sto portando avanti anche grazie alle cose che ho imparato, alle abilità, alle capacità. Però è proprio il modo di vivere che è cambiato, la leggerezza, ecco. Ho acquisito tanta più gioia e leggerezza, cosa che non avevo più. Wow, posso solo dire wow, perché è tanta roba quella che hai detto. Beh, comunque anche svegliarsi al mattino con il sorriso sul viso è una cosa purtroppo molto rara, perché non ci sono purtroppo Sì, tante persone che hanno questa, è diciamo, vero. fortuna che però tu ti sei costruita, non è capitata e basta. No, infatti adesso ecco, non voglio dare neanche l'impressione che siano tutte rose e fiori, nel senso che anche io ci sono anche le giornate che si attraversano, che non è tutto facile. E mi è costato arrivare a questa decisione perché ho passato degli anni non facili, chiaramente, quindi non è che sono arrivata così inconsapevolmente o con leggerezza e facilità. Sì, si arriva anche con leggerezza e facilità, ma tu, Patrizia, ce l'insegni che se non sei completamente convinto, se non hai voglia di metterti in gioco e di lavorare su te stessa, scommettere su te stessa, non vai da nessuna parte, perché se tu non sei la persona che si impegna davvero, non ti metti in gioco per conto tuo, ci possono essere migliori insegnanti nell'universo al tuo fianco, ma se non sei tu che fai delle azioni pratiche su te stesso e che vuoi cambiare, modificare i tuoi comportamenti, non c'è nessuno che ti può portare verso una nuova strada, assolutamente. Sì, è molto importante quello che hai detto Silvana, perché comunque rende proprio l'idea di quello che è il cammino. Si possono ottenere dei risultati megagalattici e tu li hai ottenuto, basterebbe solo mostrare una tua foto del prima e del dopo, Davvero. sembri una persona completamente diversa, ma logicamente il lavoro non lo faccio io ti aiuto, ti accompagno, ti faccio vedere delle cose, ma il lavoro lo fate voi, Silvana ha fatto il lavoro, Silvana ha fatto il lavoro ed è merito suo del fatto che lei abbia avuto questa trasformazione così grande e così profonda. Sì. Sì, ho avuto un'ottima accompagnatrice perché insomma il lavoro è stato molto molto importante, ho sentito sempre una presenza costante tua, del team, delle persone del gruppo. Tuttora questo lo sento molto, però devo dire che appunto se non ci fosse l'impegno personale non si potrebbe andare da nessuna parte. Quindi è proprio un discorso di impegno da una parte, di responsabilità, di coraggio e di volontà.
e di volontà. E poi è impegnativo, ma non è impossibile perché sia tu che Assolutamente no, altre persone, visto assolutamente no. la trasformazione l'hanno Con fatta. l'impegno, la determinazione e soprattutto la perseveranza, perché a volte anche la perseveranza potrebbe mancare e invece se uno tiene duro i risultati arrivano. Silvana, c'è un augurio che vuoi fare alle persone che ti stanno guardando? Sì, l'augurio è proprio quello di... Non dico di fare tutti i cambiamenti drastici come l'ho fatto io, nel senso che si potrebbero anche fare cose più lievi, però l'augurio che faccio è di ritrovare se stessi, cioè di vivere la vita veramente vivendo con la migliore versione di se stessi, perché questa vita è unica, siamo venuti qui per brillare con la nostra luce ed è un peccato lasciarsi sfuggire un'occasione, per cui... Che sia un cambiamento piccolo, che sia un cambiamento grande, ma mettetevi in gioco e cercate di dare il massimo, di tirar fuori tutto quello che avete dentro. Per voi, ma anche per gli altri. Perché più voi brillate, più fate brillare chi ruota intorno a voi, famiglia, conoscenti, colleghi di lavoro. Siamo tutti uniti, quindi state bene voi, stanno bene anche le persone che vi stanno accanto. Questo è il mio augurio. Bellissimo, grazie di cuore. Grazie di Grazie a te, cuore. Patrizia. Sono sicura che sarai di grande ispirazione per tante persone. Sei stata veramente molto cara ad essere qui con noi e ti mando un abbraccio forte. È un piacere, grazie, ti abbraccio anch'io.